della maestà del re imperatore. Ripristino in pieno la sovranità dell'Italia. La Biennale veneziana del 1942, l'ultima prima della sospensione per motivi bellici, ha decretato il trionfo di Bengasi di Augusto Genina, che ottiene la Coppa Mussolini come miglior film italiano in concorso e la Coppa Volpi per l'interpretazione di Fosco Giachetti. L'impegno produttivo è stato enorme, lo si può apprezzare soprattutto nelle scene di massa e nelle maestose scenografie. Per l'occasione, un intero quartiere di Bengasi è stato fedelmente ricostruito all'interno degli stabilimenti di Cinecittà. Laboriosa anche la sceneggiatura, più volte modificata durante le riprese, così da adeguarne sviluppi e intonazione alle sorti della Battaglia d'Africa ancora in corso. Liberato dalla concorrenza straniera fin dal 1938 grazie alla legge Alfieri e alle successive disposizioni sul monopolio, il cinema italiano vive una stagione particolarmente felice. I film stranieri in concorso in quel 1942 provengono in buona parte dalla Germania nazista e dalla Spagna di Franco e non superano la mediocrità. Così la giuria del festival può permettersi di premiare anche una seconda pellicola italiana, Alfa Tau di Francesco De Robertis. Prodotto con la collaborazione del Centro Cinematografico del Ministero della Marina, Alfa Tau descrive fedelmente la vita quotidiana dei nostri sommergibilisti e si conclude con questo epico scontro in superficie tra un sottomarino inglese e il nostro Toti. Avanti nessuno in coperta! Tutto a sinistra, avanti! Tutto a sinistra! Posta. Pronti al lancio! Pronti al lancio! Camera lancio, prola! Camera lancio, prola! Pronti a prola! Ci stai tirando sotto, ci scappa, comandante! A prua, attenzione! A prua, attenti! A prua, attenti! Niente più dritta, scontra! Niente più dritta, scontra! Via così! Via così! A prua, fuori! A prua, fuori! Vai!